Robinson va al tiro, probabilmente c'è il contatto, l'arbitro non è di questo avviso, dall'altra parte Taveri può servire Kraft, per questi per Morena per, vediamo per bella la giocata tra i due americani ospiti, opportunamente fermata da un fallo di Tommy Manghisi che dice no a Kraft, il quale se vorrà realizzare dovrà farlo dalla lunetta, e probabilmente in questi frangenti anche un fallo ben speso può avere la sua funzione in una squadra che deve inseguire in un momento difficile, una squadra che ancora deve integrare perfettamente i suoi americani, una squadra che sta facendo di tutto tra mille difficoltà di ogni genere comunque di mantenere per Monopoli, per la sua storia, per il suo passato, per la sua tradizione, una categoria consona a quello che il nostro blasone. Sbaglia dalla lunetta il primo tiro libero, Kraft ne avrà ancora uno a sua disposizione, a 6-10 dal termine del secondo periodo, realizza 14 punti da recuperare per il Monopoli. Era in possesso di palla con Manghisi, Rosato, ora Robinson su Patterson, su quale c'è Kraft, va al tiro Patterson, ma oggettivamente non c'è rimbalzo dall'altra parte, Angelo Milone va in contropiede, opportuna sospensione richiesta da coach La Torre, e qua abbiamo bisogno del consiglio di coach Lezzi. Cosa faresti, Antonio? Ma a questo punto una zonetta, che dici? Ma, non lo so, mi pare che Ostuni sia meglio organizzata sicuramente dalla sua, un percorso più stabile, al contrario di Monopoli, che mi pare che abbia cambiato numerose volte il proprio assetto. Si vede tutto, la fluidità dei movimenti, il sapersi trovare in campo. Evidentemente, come tu dicevi giustamente prima, ancora il lavoro di integrazione dei due nuovi innesti deve essere portato a termine, sia in attacco che in difesa. Certo, qualche magata si potrebbe cercare, un po' qualcosa di un po' diverso, insomma, una zonetta, ecco, magari potremmo cercare di tentare di mettere in difficoltà Ostuni in qualche maniera, ecco. Sì, io sono d'accordo con coach Lezzi, anche perché bisogna provare qualcosa che serve in qualche modo anche a galvanizzare i giocatori di casa, i quali per esempio in questo momento i Manghisi, Calisi sono ancora sostanzialmente fuori dalla partita, e la partita per essere vinta ha bisogno indiscutibilmente del loro apporto in attacco come in difesa. Ma si dice sempre che nel basket l'attacco parte sempre da una buona difesa, come in questo caso ottimo l'anticipo di Kraft, che va lui stesso a cercare la conclusione al volo sulle up da parte di Griffin. Ora c'è un fallo, mentre è rimasto contuso nella precedente azione Rosato. Vediamo se potrà rimanere in campo oppure già pronto Nicolò Giovinazzi eventualmente ad avvicendarlo. Così esce il capitano dell'Action Now al suo posto, entra col numero 4 Nicolò Giovinazzi. Manghisi ora in per la rimessa per Giovinazzi, ancora Calisi per Kraft, per Patterson va al tiro da tre punti e realizza, sicuramente non un giocatore di livello anche Tez Patterson, così come il Robinson, ma sono ancora i meccanismi difensivi a fare un attimino difetto ai monopolitani. Ora comunque schierati a zona conquistano questo pallone, infatti ha mischiato un po' le carte
coach La Torre. Vediamo ancora Patterson in possesso di palla, scarica su Robinson. Robinson va al tiro dalla grandissima distanza, sbaglia, il rimbalzo però è di Patterson che converte a canestro, parziale di 5-0 per i giocatori monopolitani, che riducono un po' il gap, ma sono ancora 11 i punti di distanza. Adesso sbaglia Morena, ma concediamo il rimbalzo di attacco, ci riprova Griffin, sbaglia Griffin, rimbalzo ora di Robinson. Robinson sospingere il contropiede per Patterson, Patterson scarica per ancora per Calisi, da questi a Patterson, 7 punti consecutivi di Tez Patterson, e questa volta la sospensione è costretta a chiederla a coach Curiale, parziale di 7-0. Beh, la zonetta ha dato i suoi frutti, la classica zonetta pari in questo momento, quantomeno ha costretto Ostuni a provare a scardinarla, magari prendendo dei tiri affrettati, così Monopoli ha potuto approfittare spingendo in transizione e avendo successo, perché ha trovato dei buoni canestri anche sull'onda dell'entusiasmo, come dicevi tu, l'emotività è cambiata la partita, mi pare che in questo momento il pallino sia nelle mani di Monopoli. Ovviamente adesso Ostuni cercherà di trovare le contromisure, secondo me cercherà un po' più di penetrare, di dare palla dentro, sfruttando il vuoto a centro area, perché Monopoli ha scelto di fare nella zona schierata con i tre giocatori piuttosto bassi. Vedremo un po' se metterà un uomo in centro come è lecito aspettarsi, e vedremo un po' Monopoli come risponderà. Beh, la cosa importante, come ha detto coach Lezzi, che forse per la prima volta all'inizio della partita un po' il pallino del gioco è passato in mano all'Action Now, insomma i ragazzi si sono un attimino rinfrancati anche grazie a questi 7 punti consecutivi di Patterson. Vediamo che adesso è ancora schierata sostanzialmente a zona ho servito il centro, come era facilmente stato, io dico facilmente per un coach di una certa esperienza, detto da coach Lezzi, subito trovata la contromisura. Dall'altra parte va al tiro e sbaglia Tommy Manghisi, rimbalzo per Griffin salta Giovinazzi, va a realizzare, parziale di 4-0 per riportare a più 13 lo Stuni. Robinson in penetrazione, vediamo la decisione degli arbitri, c'è un fallo ai suoi danni, il canestro non è valido e ha chiamato fuori Kraft per poi batterlo in uno contro uno, mentre esce Taveri per lo Stuni, al suo posto rientra Altavilla, rimessa per il Monopoli a 3 minuti al termine dell'intervallo lungo, va ancora al tiro dalla lunga distanza e ancora a segno l'ottimo Patterson, che riporta la sua squadra a meno 10. Ora sempre in difesa a zona, riceve Kraft, ecco che Morena ha tagliato sotto canestro, non è stato servito, la penetrazione di Altavilla ancora per Morena scarica all'angolo, sbaglia la bomba, si lotta sotto i tabelloni, l'ultimo tocco è di Kraft, quindi recupera palla ancora il Monopoli con Manghisi. Si libera e riceve Calisi, servito Patterson, vediamo la decisione degli arbitri, c'è fallo di Kraft, c'è un cambio, è costretto ad uscire, dovrebbe essere il suo terzo fallo, e questa sicuramente è una buona notizia per i ragazzi di La Torre. Robinson al tiro dalla lunga distanza, sbaglia. Peccato, perché questo era un possesso che bisognava
capitalizzare. Ora vediamo anche il fallo invece fatto da Calissi, che manderà in lunetta con due tiri liberi Altavilla. Ostuni che aveva difficoltà negli ultimi due minuti a trovare la via del canestro, adesso potrà usufruire di due tiri liberi dalla cosiddetta linea della carità per cercare di trovare punti facili. Realizza infatti Altavilla, realizza anche il secondo. Sono due punti pesanti questi qua. Monopoli che ora deve andare a giocare in sotto canestro, vista l'assenza di Kraft, con Patterson, con Robinson, lasciando semmai la soluzione della lunga distanza ad altri, ma purtroppo c'è un'infrazione di passi anche abbastanza evidente da parte di Giovinazzi, che ha cercato di girare intorno a Morena. Griffin per Milone, Milone scarica per Morena, Morena al tiro dalla lunga distanza, sbaglia, rimbalzo di Robinson, Robinson in palleggio per Manghisi, Manghisi in penetrazione, scarica per Calissi da tre punti, sbaglia Calissi, si lotta sotto rimbalzo, vediamo di chi è il fallo, vediamo la decisione degli arbitri. No, il fallo è di Manghisi, quindi ci saranno due tiri liberi. Monopoli che purtroppo, coach, dobbiamo registrare che ha trovato, se non sbaglio, solo un canestro da parte di Gentile, al di là dei punti realizzati dai due americani. Sì, è proprio questo che dicevo all'inizio, in questa maniera qui si diventa un po' prevedibili, le difese poi imparano a flottare, a schierarsi, in gergo si dice a battezzare gli altri e aiutare su quelli che contano. In questo caso Monopoli ha messo in campo un sistema che si affida molto ai due americani. In gergo tecnico si chiama pigrizia sociale, quando gli altri si tirano un po' indietro, si nascondono, perché in qualche maniera fa anche piacere che le responsabilità vengano prese da altri. Però questa cosa qui può funzionare per un breve periodo, nell'arco di tutta la partita poi il bilancio è sicuramente negativo, è per questo motivo che le squadre che hanno grandissimi realizzatori, che hanno il miglior realizzatore del campionato genericamente in media, non sono le squadre che scelgono. Nel frattempo non si riesce a capire, c'è stata una decisione arbitrale, se non sbaglio è stata fischiata, non so, forse un'espulsione, ma non si riesce oggettivamente a capire ai danni di chi. Vediamo che i giocatori si stanno, penso forse, non so se l'espulsione fischiata ai danni del team manager Matteo Barbati, non so. Cervellotica decisione da parte della coppia arbitrale, sì, è stato espulso Barbati. Quindi ci saranno due tiri liberi, cioè Monopoli che era in possesso di palla avrebbe avuto la rimessa a favore. Ma tant'è, comunque c'è un tiro libero per Mimmo Morena, che realizza, il possesso passa dall'Action Now allo Stuni con Tanzarella. Sono di nuovo 15 punti da recuperare per i monopolitani, che erano arrivati fino a meno 9. Vediamo che qua forse si potevano fischiare i passi, ma probabilmente non valgono per tutti. Anche qua un'azione sostanzialmente poco chiara. Vediamo alla fine
il possesso dell'Exonau con Patterson quando siamo entrati nell'ultimo minuto. Giovinazzi dalla lunga distanza cerca ma non trova la via del canestro, dall'altra parte si butta in penetrazione, si butta in penetrazione Griffin, trova il fallo, potrà andare in lunetta. Stanno sfruttando sicuramente meglio la situazione tattica i giocatori dell'Ostuni, confidando sulla ancora precaria assimilazione degli schemi da parte dei monopolitani. Adesso questi ultimi 30 secondi viene mandato a riposare anche Griffin per l'ultima azione. 46-29 con Calabretto in possesso di palla per Calisi subisce il fallo, ma ancora un fallo da spendere. Lo Stuni che entra in bonus in questo momento a 16 secondi dal termine, ce ne saranno 14 per il Monopoli per completare l'azione d'attacco. Vediamo Giovinazzi, servito Calabretto al tiro dalla lunga distanza, viene beffato, rimaniamo qua, dice l'arbitro, c'è un fallo probabilmente a favore del Monopoli, fallo ai danni di Robinson, mentre rientra Griffin per l'ultimo, il presumibile ultimo attacco con 8 secondi e 7 sul cronometro. Winston Robinson in lunetta a segno il primo tiro libero, 30-46. Sbaglia il secondo tiro libero, Morena va in al tiro dalla lunga distanza, Milone allo scadere, ciliegina sulla torta. 49-30 al termine dei primi 20 minuti tra l'Exonau e la Cestisti Costuni. A risentirci per la seconda parte di gara. Gentili telespettatori di Canale 7, riprendiamo il collegamento dalla palestra Melvin Jones di Monopoli per l'ottava giornata di ritorno nel campionato di Serie C Silver di basket maschile. Sono di fronte l'Exonau Monopoli e la Cestisti Costuni. Punteggio dei primi 20 minuti 49-30 per lo Stuni, che ha mostrato sicuramente fin qui una maggiore organizzazione di gioco, a cui tentato di opporsi l'Exonau Monopoli con alterne fortune, con buone soluzioni offensive specialmente da parte dei due giocatori americani Robinson e Patterson, ma finora il punteggio ci penalizza anche in virtù forse di una difesa che dovrebbe essere a dir poco più coriacea, più arcigna, e sostanzialmente paghiamo ancora lo scarso amalgama, diciamo, dell'Exonau, una squadra che nel corso del campionato ha vissuto diverse vicissitudini tra parecchi infortunati, tutto il reparto lunghi per esempio, a cui la società ha posto in qualche modo rimedio con l'innesto dei due giocatori di colore Robinson e Patterson, però c'è ancora da lavorare in prospettiva per cercare di guadagnare la permanenza in questo bel campionato, un campionato che sta mettendo in mostra veramente giocatori di livello, un campionato molto spettacolare, un campionato dove Monopoli ci deve, ci vuole stare, e quindi
attendiamo magari una, da parte dei nostri giocatori, una sorta di reazione. Sbaglia ora Morena, vediamo, ma conquista il suo stesso rimbalzo, riapre il gioco per Griffin, che insieme a Milone, Tanzarella e Altavilla completa il quintetto dei giocatori ospiti. Dall'altra parte Calabretto, che ora va a segno da tre insieme a Patterson, Rosato, Calissi e Manghisi per il Monopoli, schierato a difesa individuale. Ancora Morena, su quale c'è Rosato per Griffin. Dall'altra parte Altavilla può andare al tiro, sbaglia, rimbalzo ancora per Calabretto a sospingere la transizione. Ancora Calissi che riceve palla in uno contro uno contro Tanzarella, gli strappa la palla dalle mani Altavilla, ma a giudizio degli arbitri in maniera irregolare, quindi ci sarà rimessa per il Monopoli con coach La Torre, che ha lasciato in panchina Robinson perché effettivamente ha capito che deve avere qualcosa di più dai giocatori monopolitani. E dopo Calabretto ora va a canestro anche Tommy Manghisi. Griffin in possesso di palla, l'altro colored Kraft in panchina per lo Stuni con tre falli. Adesso Morena, si è sempre Rosato, Morena spalle a canestro, si gira, va al tiro, vediamo la decisione degli arbitri. C'è fallo fischiato ai danni di Morena. Anche in questo caso non ci danno, ecco, una mano la coppia arbitrale, ma si è ravvisato il contatto. Morena può andare in lunetta con due tiri liberi, realizza il primo l'esperto giocatore ospite, ancora un tiro libero a sua disposizione, lo converte. Ne ha tirati veramente tanti nella sua carriera Mimmo Morena, e mette a segno questi provvidenziali due punti. Vediamo ancora Manghisi, su quale c'è Griffin. Manghisi va al tiro dalla lunga distanza, sbaglia, ma il rimbalzo è di Rosato. Ancora un'opportunità per i monopolitani con Patterson. Patterson va al tiro dalla media distanza, sbaglia e il rimbalzo è di Griffin. Griffin semina il panico tra i giocatori locali, serve Milone, la cui conclusione è corta, quindi ancora sarà Calabretto a imbastire l'azione di attacco per Calissi. Calissi va in penetrazione, trova il fallo da parte di Tanzarella, potrà andare in lunetta con due tiri liberi, ma c'è il cambio da parte di coach Enrico Curiale, che rimette, sia pur gravato di tre falli, il numero 21 Kraft, mentre Calissi è in lunetta con due tiri liberi, realizza il primo tiro libero. E quindi Calabretto, Calissi e Manghisi, che non avevano iscritto il loro nome al referto nei primi 20 minuti, iniziano la gara realizzando ora da tre punti. Calissi galvanizzando il numeroso pubblico accorso a vedere, a spronare la squadra. Adesso c'è anche un fallo di attacco. Monopoli che sta faticosamente riprendendo in mano il pallino del gioco. Beh, si sta verificando quello che ci auspicavamo prima, cioè che i ragazzi monopolitani potessero iniziare a giocare in maniera con più determinazione, tant'è che i punti realizzati in questa fase positiva da parte di Monopoli sono tutti dei ragazzi locali, non da parte degli stranieri, e questo sta cambiando fortemente l'inerzia della partita. Più difesa, miglior gestione della palla, distribuzione del gioco, molto bene, molto bene. C
51-41, recuperati 9 punti dai ragazzi di coach La Torre. E ora in difesa Morena fa saltare, va in penetrazione, scarica su Kraft, sbaglia Kraft, si lotta sotto rimbalzo, alla fine Patterson esce con la palla, la dà a Manghisi, da questi per Calabretto, Calisi da 3 punti, ancora a realizzare coach Curiale, costretto a chiamare sospensione. Monopoli a -7, un parziale di 14.